puntata mega veloce di Onorato di domenica 5 marzo. Cioè, mi pare una poesia, se non vado errato. Adesso mi sfugge, scusatemi l'ignoranza. E pare sia stata una zona possibile. Boh, vabbè. Poesie, canzoni. Vabbè, comunque, vabbè, c'è qualcosa che ha a che fare col 5 marzo. Comunque, a prescindere da questo, confermando il fatto che io sia un ignorantone, velocemente, perché è tardi? Perché è tardi e quindi potrei essere interrotto a un momento all'altro, ma ho dovuto fare in fretta e furia perché non mi ricordavo che. La mia compagna aveva preparato tutte le robe pulite perché praticamente sti giorni, essendoci bel tempo, cosiddetto bel tempo, quello che fino a prima di montare questi per me non era tanto bel tempo. Per me bel tempo è quando piove, quando è brutto, quando è cosiddetto brutto, quando insomma è coperto, quando nevica magari, ecco, insomma, cioè, bello quello per me era. Adesso invece è bel tempo perché loro producono e quindi diciamo che sono soldi in meno di bolletta e sono bollette prossime allo zero e perché ovviamente vabbè, i costi fissi non puoi cavarli, comunque un po' se non è che proprio è completamente scollegato da a che vatto, comunque lo prende comunque dall'Enel eccetera, e al momento fino a lunedì prossimo se non vado errato. E quindi qui fino a lunedì 13 dovrebbe essere, no, non produciamo, cioè nel senso non buttiamo in rete, poi dopo da quando arriveranno finalmente sto maledetto contatore, allora a quel punto incominceremo a trarre un doppio vantaggio, ecco, e quindi loro finalmente produrranno al 100%. Quindi va bene questo. Il discorso è che in questi giorni, ecco, è bel tempo, per cui insomma, lavatrici, lavastoviglie, anche se non è strapieno, via, rotta di collo, che se no, altrimenti non è che lo buttiamo gratis come immaginavo. Ma cioè, è uno spreco, è uno spreco. Cioè, è come avere una Ferrari e andare a 50 all'ora perché non puoi andare di più. Cioè, è uno spreco, portalo qualche volta in pista, no? Ecco, e così noi. E quindi, vabbè, e quindi questo. E allora. Velocemente a proposito di Ferrari e quindi macchine, insomma, è venuto un incidente, ho visto insomma che l'hanno anche trasmesso sulla televisione locale, nazionale, non locale, ho detto il rovescio di quello che ho pensato, di quello che volevo dire, e praticamente allora altre volte che c'era che pioveva, che la strada aveva la curva, quindi strada killer, che il tratto dell'autostrada non è a tre corsie ma è a due, quindi non capisco dov'è il pericolo. Cioè, se uno guida decentemente va bene anche se fosse una corsia. Vabbè, mistero della fede. Quindi insomma tre corsie non vanno bene, due corsie non vanno bene, quindi devono essere tre, quindi pericolo per questo. Stavolta due ragazzine, perché due ragazzine queste sono, una 17, una 19 se non vado errato, comunque insomma quelle da lì,
hanno deciso, immagino la 19enne, immagino quella che aveva la patente, per cui neopatentata, e sicuramente, beh, sì, per forza, viene a dire per forza, insomma, anche se fosse un anno, anche se l'avesse presa a 18 anni precise, comunque, giorno del suo compleanno, comunque sarebbe neopatentata, perché fino a 3 anni sei neopatentato. Quindi, neopatentata, mezzanotte, quindi non stiamo parlando delle 4 del pomeriggio, non stiamo parlando di orari, che ne so, le 9 di sera, insomma, ecco, stiamo parlando di mezzanotte, ecco, mezzanotte, stavamo su una strada completamente dritta, inutilmente a 50 km orari, probabilmente anche con un autovelox in cui alla faccia di inutilmente, perché secondo me non capisco per quale motivo ci dovrebbe essere il 50, ha deciso di schiantarsi contro un platano, perché sai com'è intorno alle strade, sui bordi delle strade ci sono anche questi alberi terrificanti, no? L'albero si è spostato e si è piazzato davanti a loro, no? Solamente, c'è cioè una strada completamente dritta, non pioveva, non succedeva nulla, un colpo di sonno molto probabile, un gatto che attraversa la strada all'improvviso. Qualsiasi cosa, sta di fatto che si è piantata esattamente contro un platano e sono morte entrambe. Ora, ripeto, non c'era niente di delle volte scorse, per cui non c'era né la seconda corsia anziché tre. Anziché tre, non c'erano curve, non pioveva perché non pioveva, non c'era nemmeno nebbia, cioè non c'era nemmeno la nebbia, ecco, non c'era nebbia, non c'era niente di fenomeni strani, c'era completamente, anche perché l'ho visto ieri sera, era perfettamente, e non credo che lì fosse chissà che differenza, insomma, ecco, stiamo parlando di pochi chilometri più qua, sarà 30 massimo, con lei stavo parlando più o meno, insomma. Poi non c'era nebbia, non c'era nessun fenomeno strano, non c'era gelata e robe strane, no, no, niente di tutto questo. Strada perfetta, stranamente perfetta. Ecco, io ora mi domando a questo punto, ora, quale altra puttanata dovete dire, no? Riguardo strada killer o altre fregnacce. Ecco, questo evidenzia ancora di più che noi non siamo animali notturni, non siamo gatti, nonostante siano bellissimi, nonostante io li ami, però non siamo gatti, mi dispiace. Cioè, non di cognome gatti, poi ci sarà con di cognome gatti, ma, non sto parlando di lui o lei. Cioè, noi non siamo animali notturni, purtroppo. Mi do sta brutta notizia. Non siamo animali notturni, nonostante a me piaccia molto. Ecco, purtroppo non lo siamo. Queste non stavano andando al lavoro, anche questo oltretutto. Ecco, mi domando. Ma uno a mezzanotte, dove cazzo va? Dove stracazzo vai a mezzanotte di sabato sera? Quindi a cavallo tra mezzanotte, tra il sabato e la domenica. Ecco, dopo una settimana che in teoria dovresti aver fatto qualcosa in quella tua inutile esistenza, ecco. Io credo che a mezzanotte uno, dico, magari a casina, magari, ecco, visto che non siamo animali notturni,
soprattutto queste qui sono una addirittura minorenne, quell'altra neopatentata. Ma dove stracazzo vai mezzanotte? Dove stracazzo vai? Ma dove cazzo vai? Ma stattene a casa, ma da prima! Alle 11 tu stai a casa, non vai in giro a chissà dove. Io non l'ho seguito bene, probabilmente mi sbaglierò, spero di sbagliarmi, anzi, però probabilmente questi andavano in discoteca, non stavano andando a casa, spero, ripeto, di sbagliarmi, ma probabilmente queste non stavano andando a casa, ok? Quindi la vera domanda è: dove stracazzo vai a mezzanotte? No. Cioè, però solita roba, però almeno stavolta ho sentito almeno però dal telegiornale quello locale, no, la solita fregnaccia che ci vogliono i dossi, ci vuole l'autovelox, ci vuole la terza corsia, ci vuole di togliere la curva, quella vabbè, se è una curva inutile ci sta a prescindere, insomma, ecco, non lo so, oppure di togliere l'albero, che non ho capito perché, ecco, che cazzo c'entra l'albero, qualsiasi puttanata, piuttosto di dire che purtroppo, ma non solo, il problema non è tanto i locali, perché i locali purtroppo si sanno, la legge dell'economia è: se c'è domanda c'è anche offerta. Ecco, se non c'è domanda non c'è l'offerta, non si crea, cioè, è inutile. E quindi automaticamente, se tu il locale X a mezzanotte non sta aperto, ecco, cioè, non è che cambia tanto, perché purtroppo c'è una mentalità di essere deficienti e andare in giro fino a mezzanotte. Ecco, non dovrebbe più esserci. Perché? Perché purtroppo l'ho visto, l'ho parlato ieri, la puntata precedente, andate a vedere la puntata precedente, e le puntate precedenti, ma in particolar modo la puntata precedente, per capire di cosa sto parlando. Anzi, oggi, questa mattina, insomma, ho visto anche addirittura, insomma, che il ben servito che gli ha dato quella simpatica persona, il buon Maurizio Battista, insomma, devo dire che ti capisco, però ripeto, come ho già detto nella puntata precedente, prossima gatto, cioè basta, perché capisco che purtroppo ce l'ho in testa anch'io quel triangolo magico, e però come vedi è un triangolo che purtroppo combina ste robe, e per cui tanto vale, insomma, ecco, gatto, buttati sul gatto e vai sul sicuro, insomma, ecco, meno ti fa le fuse, non ti sfratta di casa così, perché un giorno si sveglia e deve andare avanti, o altre, vabbè, lasciamo perdere. E perché ripeto, perché dirti le cose man mano, magari guarda questa cosa non mi piace, guarda quest'altro meglio che non lo fai, cioè invece di parlarsi, dirsi le cose, ecco, invece poi dopo di illudere anche le persone, perché anche questo, c'è anche questo, che non si è detto, però per me è molto, anche non illudere le persone dicendo cose. Vabbè.
ci avviciniamo anche a una data particolare, meglio andare, meglio cambiare discorso, stavo per dire un'altra cosa. Perché sono andato a finire sul discorso delle donne? No, non mi ricordo mica. Voglio vedere ora che ci inventiamo, ecco. Ah no, una cosa, ecco, che vedevo sulla televisione, sul canale, insomma, sul telegiornale regionale, ecco, sono riuscito a mettere insieme un concetto. E finalmente, insomma, non si è dato colpa alle varie puttanate in mente, ma al discorso che bisogna educare i ragazzi, ste puttanate, no, cioè è fatto. Ah, ecco su che, perché ho tirato fuori questa cosa del che purtroppo ste famiglie non esistono più, troppo, cioè una cosa di mettere al mondo ste bestie, buttarle là nel mondo, che io ho già detto in una puntata precedente, non mi ricordo quale, per cui è una vecchia sicuro, però mi ricordo di averne parlato, perché io ho la memoria dell'anziano, mi ricordo cose di anni fa ma non mi ricordo cosa ho fatto questa mattina, e appunto cosa ho fatto questa mattina. Ah, proprio sì, ecco, mi sono fatto la doccia, parlavo ieri, mi sono fatto una bella doccia, bella lunga, e perché non sono come quello lì a giro, che mi dà proprio l'impressione dello sporco. Devo farmi la barba, ma quello la farò domani. E discorso, insomma, che nemmeno il gatto dove tornare in tema gatto, a qualsiasi gatto gli fischiano le orecchie, è riuscito sempre. E nemmeno il gatto, cioè, mette al mondo i cuccioli e li butta là così, ma nemmeno il cane, cioè niente, cioè, quantomeno gli danno l'educazione. Ecco, invece noi buttiamo al mondo bestie che rimangono bestie e non diventano mai esseri umani, restano sempre bestie e continuano a comportarsi da bestie. Poi dopo, ovviamente, famiglie dopo due secondi si sfaldano, oppure già vengono al mondo da famiglie sfasciate, quindi automaticamente, insomma, cioè, che educazione può venire fuori? Per cui, insomma, che dire. Boh. Per cui le famiglie non esistono più, purtroppo, lo dico purtroppo, troppo, perché non c'è più, c'è un materialismo schifoso, il tipo tutto subito. E se non l'ho subito cambio cavallo, e insomma non c'è sopportazione, ma non uno va a vedere come tu hai detto che sì, ma 6 anni che è di sopportazione, ecco, invece qui non c'è nemmeno un giorno di sopportazione. Sì, ok, allora vaffanculo, 2 secondi, cioè, manco per dire, vabbè, ma magari cerchiamo di capire cosa hai, perché russi così tanto, ecco, no, cioè, russi, vaffanculo, per dire, no, non sono mai, almeno per ora, non sono mai, e speriamo nemmeno in futuro, mandato a quel paese perché russassi, ecco, però insomma, boh. E quindi vabbè, c'è più quello, non c'è più nulla, c'è più mai veramente proprio una cosa che notavo, insomma, che purtroppo gli anni, ahimè, le vicende che ho vissuto
lo so, parlo come se fossi un ottantenne, però che devo dire, che sono nato così e quindi no, cioè, comunque un po' di anni di vita ce li ho, non ci avrò un'esperienza da un ottantenne, ma comunque ce l'ho, sono proprio nato ieri. E purtroppo, insomma, ecco, mi sono accorto anche che purtroppo vanno avanti questi esseri, troppo il mondo è popolato di bestie e purtroppo se non sei una bestia anche tu ti sovraffa, ti sei sopraffatto, insomma, da tutto e da tutti. Questa roba è veramente orrenda, sinceramente la trovo veramente orrenda, non so io, vabbè, volevo parlare anche di altro, ma ne parleremo in una prossima puntata. Per ora ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao.